nuovo look, questo sicuramente pensato per Capodanno, quindi mi stava volando il Fix Plus come al solito, quindi super intenso, occhi metallizzati, labbra, e sì, decisamente un look importante, un look di quelli da sfoggiare per una serata importante come può essere la notte di Capodanno. Ho abbinato un vestitino metallizzato. È un look che dona molto anche con le luci artificiali, no? Se si va a ballare. Sì, questo per me è il look perfetto, sia come outfit che come trucco vero e proprio, il look perfetto per andare a ballare. Ho abbinato due braccialetti che avevo già, questo che è uno dei miei preferiti, credo di averlo preso da Forever 21, in realtà non ricordo, questo invece non lo ricordo completamente, comunque due bracciali semplicissimi. Gli orecchini li ho presi, gli orecchini sono dei cerchi leggermente lavorati, sottili, li ho presi da H&M, $2.95. E anche le scarpe, che secondo me sono molto carine, è un booty, è uno stivaletto corto, metà tipo scamosciato e metà glitterato, con il tacco glitterato, molto carino. Questi li ho presi da Forever 21 intorno ai $30, quindi... In questo video volevo provarli questi, uno dei gift set MAC, questi set natalizi, e questo contiene i pigmenti, questi sono due, ho utilizzato gli altri due, volevo provarli per poi mettere la review sul blog, quindi li ho provati, li vedrete durante questo tutorial. Credo di avervi detto tutto e vediamo cosa ho combinato. No, scusatemi, ogni volta che mi vedo senza trucco ancora mi spavento. Sì, per piacere, copriamo le imperfezioni, quindi correttore, fondotinta e cipria. E passiamo al trucco occhi. Il primo pigmento lo vado ad applicare sull'angolo interno. Il prossimo pigmento, anche questo metallizzato, lo vado ad applicare al centro della palpebra mobile. Questo ombretto Deborah è della linea Metallic, che Deborah ha fatto in collaborazione con Braille, e lo vado ad applicare un nero metallizzato, lo vado ad applicare sull'angolo esterno e con il pennellino a sfumatura anche nella piega dell'occhio. Vado a riprendere il pigmento che ho applicato sull'angolo interno e lo applico anche sull'archetta sopraccigliare. Ho scelto un eyeliner blu, questo è il della MAC, il Super Slick Liquid Eyeliner.
Anche la matita è blu e questa è una Multiplay Pupa, la numero 38. E uso anche il gommino dall'altra parte per sfumare la matita, oltre che le dita. Stendo la matita anche sulla rima interna, come al solito, sia sopra che sotto. Anche sulle labbra ho usato una matita pupa, mentre il rossetto è il Rouge Evidemment, molto carino come colore, ed è Rouge Baiser. Rouge Baiser. Questo è il risultato finale, come al solito potete modificare il trucco, lasciare, magari se non volete un trucco così intenso con occhi e labbra intense, potete sostituire le labbra importanti e magari utilizzare un rossetto nude o un rossetto più chiaro. Come al solito, tantissimi auguri per queste feste, buon anno, speriamo che il 2013 porti davvero tantissime cose belle a voi e alle vostre famiglie. Un bacio grande, ciao!